Immagina il momento in cui Gesù vide che i discepoli sulla barca erano sbattuti dalle onde e la loro barca stava per affondare. Lui li amava tanto e li raggiunse. Loro furono presi da terrore, ebbero paura perché non capivano chi è costui che sta camminando sull'acqua. Ancora una volta vediamo che quando Gesù si muove il regno si manifesta. Ma la cosa particolare fu la reazione di Pietro. Andiamolo a leggere. Matteo 14, 28. Allora Pietro lo chiamò e gli disse: Signore, se sei davvero tu, dimmi di venire da te camminando sull'acqua. Va bene, disse il Signore, e Pietro scese dalla barca e incominciò a camminare sull'acqua verso Gesù. Poi conosciamo tutti la storia: Pietro guardò le onde. Cosa stai attraversando? Ecco, stai guardando le onde? O stai guardando e il tuo sguardo è fisso su Gesù e inizi ad avere fede e cammini sull'acqua? Quando Gesù viene nella nostra vita, il regno di Dio si manifesta, la sua gloria si manifesta. Ecco quello che devi fare. Stai attraversando il momento difficile? Fissa il tuo sguardo su Cristo Gesù e cammina sull'acqua. Non fare come fece Pietro, che si fece distrarre dalle situazioni attorno, ma guarda Gesù. Questo è il segreto di vivere e camminare nel soprannaturale. Dio ti benedica. Ciao.